era la prenda catarese del porto in Italia, come va la quinta posizione dopo la prima rotazione completa. Vediamo la rincorsa di Carlotta, aggressiva, rotata, flick, un avvitamento e mezzo precisissimo, molto meglio della fase di qualifica. Se riusciamo a vedere il rallenti, la fase rallentata, si potrà apprezzare la sua compostezza ed è riuscita a mantenere. Buono il punteggio, il primo dei tre salti delle nostre ragazze, solamente un punto di penalità, e perdere un punto vuol dire che hai eseguito bene l'esecuzione, quindi è stata brava. Vediamo impegnata adesso Vanessa, fase di concentrazione, sono gli ultimi momenti dove si deve pensare all'esercizio che andiamo a eseguire. Poi dopo tutto va in automatico, il primo piano intenso di Elisabetta Preziosa, dietro di lei la sua allenatrice, una delle amiche della nazionale Claudia Ferreira. Deve dichiarare la difficoltà e le sua faccia più da tabellone, una 5,80, vale a dire una 200 tempo con doppio avvitamento. Parte Vanessa, rodata, finito due avvitamenti, peccato per questi passetti finali. Dopo la qualifica, bene che Vanessa in questo momento, portando il contributo alla squadra, non sprechi tutta la sua concentrazione vista della finale individuale particolarmente lunga, ricca di tensione, e poi la finale di specialità al corpo libero. Sì, abbiamo visto il suo salto, rata qui con due avvitamenti, leggermente scomposta nella parte finale, poi non è arrivata bene in asse e è stata costretta a fare questo doppio spostamento per non incappare in una penalità ulteriore. Da un punto di vista anche atletico, fisico, Igor, questa è probabilmente la giornata più antipatica, perché sai che magari non puoi andare a medaglia, al tempo stesso devi mantenere un certo tipo di concentrazione, sai che sarai impegnato in altre finali e devi trovare un giusto equilibrio. Sì, hai detto bene, è un'analisi molto attenta, perché quando sai che non ti giochi una medaglia o un risultato particolarmente importante, anche se non dimentichiamo loro sono in finale, è già medaglia d'oro per loro, perché è un risultato importantissimo. Lei sa che avrà una finale individuale dove può arrivare nelle prime 5 e una finale dove si gioca una medaglia, quindi naturale che è impegnata, concentrata, perché il nostro è uno sport dove bisogna stare sempre attenti, però le attenzioni le ha per le gare che ci saranno avanti. Erika Fasana, potentissima, con il suo volteggio piega leggermente le gambe, recupera un possibile errore. Sì, lo stesso salto eseguito in precedenza da Carlotta Ferlito. La differenza è stata nella compostezza, nella tenuta del corpo, dove ha piegato un pochino le ginocchia e ha fatto